Bene, eccoci qua. Adesso vi introduco nel mondo nel lungo lavoro che c'è stato nel trovare, nel ripensare al sistema di stazionamento, detto zampe. Da dove parto? Parto un po', visto che abbiamo tempo, anche un po' dalla nostra storia, quindi vi faccio vedere qui è dove è nata la Jenny che abbiamo oggi, no? Si è partito, guardate poi l'evoluzione, quando si parte a fare un progetto c'è sempre una fase prototipale che fa poi molto ridere, anche questa era l'idea. Però qui era partito l'idea di stazionamento che conoscete bene voi oggi, no? È stato un lunghissimo lavoro questo perché era molto più meccanica che elettronica e io avevo come vincolo ai tempi, stiamo parlando 2011 quasi. Avevo come vincolo il fatto di tirare giù due zampe indipendenti, cioè quindi per adattarsi ai vari sistemi, anche se ci sono riuscito in parte perché, come voi sapete, sotto un certo grado di pendenza Jenny non si stazionava, eh. Però si riuscì, rispetto alla prima versione, riusciva comunque già ad adattarsi a diverse inclinazioni. Però il tutto doveva essere fatto con un motore, cioè quindi io con un attuatore dovevo tirare giù due piedi. Perché uno? Perché se metti più roba, metti più si rompe e poi volevo la ridondanza, no? Qui la ridondanza era, voi sapete, una parte era meccanica. E quindi c'è l'attuatore che tira giù i piedi e una parte invece, cioè scusate, elettronica, c'è l'attuatore, una parte meccanica perché aprite, ancora oggi, no? Si apre la maniglia, si sgancia e vengono giù i piedi. Quindi se si rompe uno c'è l'altro e quindi la prima legge, no? Sulla ridondanza era perfetto. E quindi aveva portato come vedete qui, alla creazione sulla base segue di questo sistema, no? E piano piano, poi vabbè, qui sembrava una palla, a guardarla adesso fa veramente schifo, però poi ci abbiamo lavorato con i disegni su disegni, credo che abbiamo fatto ai tempi prove. Ecco, questo per esempio volevo dire perché era un brevetto ai tempi, insieme al brevetto. L'altro non l'ho brevettato, questo è brevettato, l'altro non era brevettato. Il sistema che si sterzava con la schiena, io l'avevo provato nel 2010-2011, mettendo, no, sul tarta il sistema si poteva mettere, che poi è stato ripreso dai neozelandesi di Ogo, Omeo poi, vabbè, però è poco fruibile perché poi alla fine le mani le dobbiamo tenere completamente sulle maniglie per spostarci con la schiena, era una schifezza e l'avevo abbandonato. Invece questo era uno sterzo, come vedete qui, che si poteva guidare di lato lasciando libere le gambe. Ecco, si può vedere anche meglio qua, era proprio tutto un sistema che passava di lato, adesso non mi ricordo più però, e quindi questo era il primo prototipo, eccolo qua, questo è proprio il primo prototipo, poi le maniglie, anche lì vedete abbiamo fatto delle maniglie, poi la pedana è cambiata. È cambiato tutto. E lo sterzo si reclinava e quindi, perché ecco, una cosa che ho sempre voluto, cioè che ho cercato di fare, che mi dava fastidio il volante, il pezzo del volante staccato che non si sa mai dove metterlo. E questo era una roba invece che girava su se stesso, scendeva giù e rimaneva attaccato alla Jenny. Proprio perché avere un pezzo sempre in mano non è una cosa bella, eh? Cioè, non mi è mai piaciuto, adesso dire. Però questo era un sistema che non è mai andato comunque in produzione. Vedete, io ero sulla Jenny, ero anche più giovane, sulla Jenny 1 e via discorrendo. Questa era Campetella, incredibile amico, persona fantastica. Poi abbiamo cominciato col designer a lavorarci un po', a pensare, no, com'era l'estetica, addirittura col cartone si facevano tutte le varie immagini. Fino poi a lavorarci, penso che piano piano ha preso forma sempre di più, fino a che non ha preso forma quello che oggi noi conosciamo come Jenny. Ecco. Ma qui c'era lo studio della piccolissima nostra scheda elettronica, che oggi mi fa ridere pensando a quello che abbiamo fatto, però si è passati da qua, no? Questa era la nostra piccola scheda elettronica che avevamo. Oggi abbiamo una 10 o 15 schede elettroniche.
Questi erano tutti gli sterzi ricavati taglio laser, no? E c'era tutta una bella storia dietro, comunque ha riportato anche metodi di produzione diversi. È stato un lungo lavoro comunque, bellissimo, tanto che ci ha portato anche a tante conoscenze. E questo è proprio, questo tra l'altro deve essere la gene che ho ancora io, la gene zero che ho ancora io. Comunque. Adesso chiudiamo questa fase qui e apriamo. Ecco, cosa vediamo qua? Allora, il sistema di stazionamento è stato rivisto. È stato rivisto con dei vincoli nuovi. Il vincolo che volevo io era aumentare la possibilità di stazionarsi in salita o in discesa. Perché? Perché ci possono essere che si può rompere la Jenny e quindi la possibilità di tirare giù le zampe. Anche in condizioni di forte discesa, forte salita, anche se non è consigliabile, però è per me una necessità ed era un vincolo. Quindi si è deciso di ristudiare completamente il sistema di stazionamento, abbandonando completamente quello prima. È nato questa figura schifosa che vedete, era semplicemente per farvi vedere come si fa un brevetto. Questo è un brevetto nuovo, non è stato già brevettato, quindi ve lo posso dire perché di un mese fa. È passato, quindi è stato tutto brevettato. Questo sistema, a mio avviso innovativo, tant'è che è oggetto di un brevetto, ci ha portato ad avere due considerazioni. Primo, sempre la prima legge che noi in Jenny abbiamo è: e se si rompe un motore, che cosa succede? E quindi, come vedete, abbiamo messo due motori. Quindi ci sono due motori, non c'è più la parte elettronica, molto più semplice. Cioè non c'è più molle, tutta la parte meccanica molto complicata, era un orologio quella di prima, chi l'ha visto e chi l'ha smontato, chi ha avuto modo di smontarlo, lo sa, qui è molto molto più semplice, è un sistema che adesso vi faccio anche vedere come funziona. È un sistema, a mio avviso, abbastanza semplice, ecco, semplice punto. Questo è quello là, è l'oggetto del brevetto che è molto più facile. Qui entriamo già in una fase più avanzata, no? Che vi faccio vedere. Allora, come vedete qui, spero che si veda, sì, ma si vede la crocetta, qui ci sono due motori contrapposti che lavorano su una ruota senza fine, no? L'idea qual è? Che se si rompe un motore, c'è l'altro e continua, questo continua a trascinare, quindi un motore chiaramente comandato da una scheda elettronica, l'altro motore dall'altra scheda elettronica, quindi non c'è problema, se si rompe una scheda elettronica vanno tutti, funzionano perfettamente, quindi la ridondanza è data perfettamente. Chiaramente c'è una ruota senza fine che agisce su queste leve e che fa scendere i piedi. La cosa bella di questo sistema è questa cosa qua, che adesso vi faccio vedere, riprendo, eccolo qua. Allora, andiamo qui, no? E come potete vedere, vabbè, se, quando si tira su questo è schematizzato, capite, non sarà così, è evidente. Qui vedete, sono tutte le relazioni tecniche che abbiamo dovuto fare, no? Per capire anche, perché poi questi vincoli qui, le zampe sono da calcolare, sono state da calcolare, gli sforzi, via discorrendo. Però sono tutti funzionamenti, ecco, come vediamo, funzionamento di base, come viene fatto. La cosa bella di questo, che possiamo vedere qua, ecco, come si adatta. Avete visto che c'è questo movimento di questa scatola, ecco, questi sono i brevetti, no? Perché? Perché qui ve lo faccio rivedere, no? Questo è in condizione di piano, quindi molto veloce, sarà velocissimo, nella discesa e nella salita. Cosa succede in una discesa, per esempio, di 10 gradi? Ecco, vediamo come funziona. Pam, e si va a stazionare, perché vedete, lei si mette in pendenza della salita, ve lo faccio rivedere, molto velocemente si va a stazionare. Vogliamo andare in discesa? Ecco qua, pam pam, e si viene stazionati in discesa. Qui abbiamo simulato addirittura 15 gradi, 15 gradi comincia a essere una grande discesa o salita, come vogliamo. 15 gradi, lo devo dire, portato anche di più. Qui vediamo meglio il funzionamento. Qui vediamo meglio il funzionamento. Abbiamo calcolato la ruota senza fine,
le ruote, tutti i calcoli, i cuscinetti, portato via un bel po' di tempo, questa soluzione qua. Però crediamo che sia un'ottima soluzione, perché alla fine, vedete, sono due motori, Brushell, commerciali, presi in Italia, fatti in Cina, ma tutta la riduzione è fatta in Italia, prodotto secondo me valido. Tutta questa cosa qua è fatta da noi, tutte le fusioni, le scatole, forse ho fatto un post anche dove avevo già messo la fusione. Tutta questa parte qui è tutta in alluminio, fusione ricavata, sarà da un punto di vista anche estetico molto bello. Poi magari vi faccio vedere anche lo studio che c'è stato fatto sui piedini di appoggio, perché anche lì, no, c'era il problema, il piedino che avevamo adesso molto macchinoso, fatto saldato, invece abbiamo fatto uno stampo in gomma, un piedino totalmente in gomma, a mio avviso molto bello anche esteticamente. E che attutirà ancora di più, ammortizzerà e attutirà i colpi, e poi se si consuma si cambierà il gommino in gomma. Invece il Vulcan dava anche problemi di stabilità. Che cos'è che volevo far vedere? Volevo farvi vedere. Ah sì, forse era. Ah, qui, vabbè, questo l'abbiamo montato su una Jenny, ma non era questo che vi volevo far vedere, ma bensì questo sì, questo era questo. Vabbè, qui è un po' l'interno, si vede. Questo, vabbè, è il sistema rimontato sulla vecchia Jenny per capire se gli spazi ci sono, però come vedete, guardate, quasi tocca la pedana. Qui abbiamo addirittura una salita del 20%. Non mi ci stazionerei su una salita del 20%, però probabilmente dai calcoli il computer dice che è fattibile, no? Vedete come si modifica, no, l'angolo in modo da potersi adattare. Qui, questa non è la Jenny nuova, però giusto per. Nulla, aspettate, cancello questa e vi metto questa. Questa qui, come potete vedere, di nuovo è la simulazione di funzionamento visto da un altro angolo del sistema di stazionamento. Sempre sulla cosa vecchia. Cosa vedete qui? Ecco, qui vediamo già un pelino più lavorato verso non è il definitivo, questo poi magari ve lo faccio vedere la prossima volta, però vedete all'interno già la scatola è ricavata dal pieno, molto più professionale, con tutti i vincoli e le cose. Poi adesso l'abbiamo ulteriormente fatta più bella e resa più di design. Quindi, secondo me oggi vi lascio. Aspettate che ritorno a tutto schermo, vi lascio con la seduta e quindi per questa settimana, anche questa settimana abbiamo fatto un pezzettino, vi aspetto la prossima settimana, continuate, dovete avere pazienza, è un lavoro che è durato molto, molto, molto tempo e anche per voi un pezzettino per volta per farvi entrare nel nostro mondo, non è che vi posso subito così buttare, no? Sulla fine del gioco, non è che si legge un libro, andiamo alla fine a vedere come va il libro, piano piano vi ci porto. Grazie ragazzi e a presto.